Buonasera a tutti, mi sentite? Non ho bisogno di microfono, siamo noi che salutiamo voi, visto che non c'è stato il saluto delle autorità, diciamo che è canonico in questi casi. Prima di tutto, proprio doverosa comunicazione, onorato di essere qui, di dare il mio contributo a questa comunità, di mettere a disposizione le conoscenze, gli studi e questo percorso che il cittadino Ignazio Corrao dentro il Parlamento Europeo sta dando vita. È un format particolarmente importante e interessante che credo non abbia pari in Sicilia, cioè non esiste, a mia conoscenza, non esiste un deputato comunque europeo che vada in giro a spiegare le opportunità ai cittadini rispetto a quello che può dare l'Europa, che tante volte prende, spesso prende, e capiamo anche in che modo può aiutare le comunità. E questa comunità in particolare ci ha chiesto circa un mese fa di parlare di questi due temi importanti, che sono il dissesto idrogeologico e la cultura e il patrimonio artistico. Io una premessa volevo fare sui fondi, su che cosa sono, come funzionano, proprio qualche minuto per diciamo mettere tutti alla pari, non lasciare nessuno indietro, quindi capire tutti di che cosa si sta parlando, no? È importante capire che i fondi europei si distinguono in diretti e indiretti, sono una marea di differenze, diciamo, di distinzioni. La prima è il livello gestionale, cioè i fondi diretti sono gestiti direttamente dalla Commissione Europea o chi per lei ha, per esempio, le agenzie. I fondi indiretti vengono gestiti dalle regioni, in questo caso la regione Sicilia, e lì sono guai. La dimensione finanziaria, è importante capire che ci sono molti programmi europei, come per esempio il Life Horizon, che sono diffusi a livello appunto europeo, ed è importante capire che lo stesso ammontare di denaro è riversato soltanto in Sicilia. Faccio l'esempio, il Life, che è il programma europeo che finanzia gli interventi nel settore ambientale, è di 3,4 miliardi ed è rivolto a tutti i paesi europei. Il FESR, dedicato soltanto alla Sicilia, è di 3,4 miliardi circa, quindi stiamo parlando di dimensioni economiche spesso uguali, ma una concentrazione importante per la Sicilia. E poi la tipologia di progetti, cioè i fondi diretti finanziano interventi per lo più immateriali, cooperazione tra paesi, i fondi indiretti finanziano interventi strutturali, cioè interventi di sviluppo, interventi come infrastrutture, incentivi alle imprese, insomma visibili, quindi per lo più infrastrutturali, per esempio. Una piccola panoramica brevissima sui fondi diretti, l'abbiamo già detto, insomma, che cosa finanziano? Le azioni prevalentemente immateriali, finanziano la collaborazione di reti europee. Cosa non finanziano? Ovviamente interventi di valenza prettamente locale e strutturale, quindi quando sentite l'esigenza, la necessità di capire che cosa può finanziare un problema che abbiamo sul territorio, capiamo che soltanto i fondi strutturali come il FESR, il Fondo Sociale Europeo, possono intervenire sul territorio, mentre i fondi diretti non lo possono fare. Questi sono i fondi diretti, c'è una sfilza di programmi diretti dalla Commissione Europea. Quello che potrebbe interessare a noi oggi è per esempio il programma Creative Europe, che finanzia il settore culturale. Altra cosa importante da dire è che i fondi diretti hanno l'obbligo di cofinanziamento da parte dei beneficiari, cioè le regioni, gli enti devono mettere una parte di cofinanziamento. Spesso invece il FESR, che poi vedremo che è uno dei fondi strutturali, non ha bisogno di cofinanziamento da parte del beneficiario. Andiamo avanti, come funzionano i fondi diretti? Ci sono le cosiddette call for proposal che la Commissione Europea emana sulla base di specifici programmi, e i fondi finanziano soltanto una parte del costo, quindi come abbiamo detto prima c'è bisogno di un cofinanziamento. Qua ci sono una serie di slide che avevo cancellato, ma nel trasformare in PDF ce le abbiamo. Andiamo direttamente a quali sono. Ecco, come trovare i bandi per i fondi diretti? Queste sono le due fonti di informazione che io privilegio, diciamo la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, ma c'è anche un sito che vi pregherei di annotare, che è un sito molto importante, ed è europafacile.net della regione Emilia-Romagna. Ok, lì c'è tutta la galassia dei fondi diretti, tutti i bandi aggiornati giornalmente, in cui potete trovare tutti i bandi appunto dei programmi
dei programmi diretti. Uno è per esempio Europa per i cittadini, cioè, analizziamo quelli più utilizzati. Europa per i cittadini finanzia per esempio i gemellaggi e i partenariati tra le città. Poi c'è per esempio, qui ho messo qualche esempio di progetto finanziato in Sicilia, ma dobbiamo andare avanti. Poi c'è il LIFE, per esempio, di cui parlavamo prima, 3,4 miliardi per tutta l'Europa che finanzia progetti relativi al settore dell'ambiente e in particolare progetti quindi costi dal 50 al 75% del finanziamento. E poi arriviamo a Creative Europe, che è quello che potrebbe interessare di più riguardo ai fondi diretti relativamente al settore cultura, che finanzia organizzazioni culturali, cooperazione transnazionale tra operatori della cultura, dell'arte, del cinema, dello spettacolo, reti europee e anche traduzioni in ambito letterario. Tra i beneficiari ci possono essere sia organizzazioni culturali che enti locali. Non finanzia domande presentate dai cittadini. Queste sono le scadenze, quindi qua c'è un link che rimanda al sito di Creative Europe con tutte le scadenze e anche i progetti già finanziati. Io devo volare, devo andare avanti, Horizon non abbiamo assolutamente il tempo di vederlo, era una cosa messa lì, diciamo. E andiamo ai fondi strutturali, quindi quelli che finanziano le infrastrutture, che finanziano gli interventi materiali. I fondi SIE. Sentirete parlare per i prossimi 9 anni di fondi SIE, cioè fondi strutturali e di investimento europei, che sono il FESR, il Fondo Sociale Europeo come fondi strutturali, e il FEASR, il FEAMP, che sono il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, e il FEAMP per gli affari marittimi, ok? E la pesca. Tutti questi quattro sono regolamentati con un unico appunto quadro normativo e costituiscono i fondi diciamo strutturali di investimento. Andiamo al FESR, che è quello che ci interessa di più, perché è il FESR a finanziare cultura, patrimonio artistico e dissesto idrogeologico, ok? Il FESR ha la dotazione più elevata, come vedremo, rispetto al Fondo Sociale Europeo, che privilegia azioni dedicate alla formazione, alla disoccupazione, quindi interventi immateriali, mentre il FESR si concentra più sulle infrastrutture e sugli incentivi alle imprese. Qui andiamo avanti, ecco qua, questa qua è il prospetto dei fondi SIE 2014-2020 in Sicilia. Abbiamo 4,6 miliardi di FESR, 820 milioni di Fondo Sociale Europeo, 2,3 miliardi di FEASR e poi abbiamo un programma nazionale diciamo dedicato alla pesca. Quindi in Sicilia arriveranno come minimo, facendo bene i calcoli, circa 7 miliardi di euro. Quindi attenzione a questa montagna di denaro. E in più ci sono i programmi operativi nazionali. Questi sono i PON nazionali 2014-2020. Importante in questa sede sarà il PON Cultura e Sviluppo, che analizzeremo più avanti. E poi diciamo tutti i progetti relativi, i programmi relativi alla cooperazione, di cui diciamo Ignazio si occupa in sede di Parlamento Europeo. E noi siamo lì, come sempre, tra le regioni più povere d'Europa. Siamo sempre lì. Arriviamo al FESR, diciamo il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Che cosa ha finanziato fino a questo momento? Qui ci sono una serie di slide che io avevo cancellato. Sono stati riversati in Sicilia, inizialmente erano stati previsti per il FESR 6,5 miliardi di euro, poi sono stati ridotti a 4,3 per manifesta incapacità da parte della Regione Sicilia di gestirli e di spenderli. È possibile dire che la Sicilia non riesce a spendere? Sì, la Sicilia ha speso 2,4 miliardi di euro in 7 anni, ne deve spendere 1,9 in un anno, quindi fate voi diciamo, i calcoli, c'è la possibilità di perderli questi fondi perché devono essere spesi entro il 31 dicembre 2015, se no con il disimpegno automatico significa soldi ritornano, non vengono neanche spesi. Questo qua è il monitoraggio degli assi in Sicilia, stiamo parlando di tutti gli assi indietro sostanzialmente, questo è come funziona ma non ci interessa in questa sede. Provincia di Messina, questo è un sito importantissimo che vi suggerisco fortemente, ed è il sito Open Coesione. Ho fatto il calcolo dei fondi europei e non finiti in provincia di Messina, sono 1,7 miliardi di euro per un totale di 5.776 progetti monitorati, ma attenzione che la maggior parte sono fondi strutturali, quindi 5.000 progetti sono relativi ai fondi strutturali, quindi fondi europei, gli altri due sono fondi nazionali, ok? Fondo per lo sviluppo e la coesione, però 1,7 miliardi di euro
dove è andata a finire?